L'omofobia e la transfobia non sono solo il frutto degenerato di una subcultura piuttosto diffusa nel nostro paese, come sappiamo, frutto di ignoranza, di un'ignoranza sedimentata, a volte anche alimentata ad arte, ma affonda le radici proprio nelle ideologie neofasciste, nazifasciste, naziste, e figlie di una tragica stagione del Novecento. Per questo, e scusate se ho fatto riferimento a questo fatto di cronaca, ma noi che lavoriamo con la comunicazione e il giornalismo non possiamo prescindere da quello che succede. Per questo dico, lo sport deve essere in campo contro, mi limito a dire contro, memore di come spesso proprio anche nel calcio sono proprio certe tifoserie a predicare, a praticare, dico certe tifoserie, quindi non voglio assolutamente offendere i tifosi, non voglio assolutamente offendere la grande partecipazione che attraverso i club da questo punto di vista si favorisce nel paese attorno a uno sport nazionale, popolare come il calcio. Dico che certe tifoserie, a forza di predicare una violenza che non è solo verbale ma è anche fisica, può generare spesso collusioni, troppa tolleranza, troppo giustificazionismo. E quindi dobbiamo invocare una presa di coscienza collettiva e un impegno di tutti contro questi fenomeni, proprio contro l'omofobia, contro la transfobia che ha radici dentro queste ideologie. E richiamare invece quello che voi avete fatto stamattina, cioè richiamare i valori dello sport sociale. Preferisco usare questo termine, lo sa bene anche Vincenzo Manco, presidente della WISP, perché è lo sport sociale che è un ottimo antidoto contro questi fenomeni. Sport sociale è inclusivo, consente a tutti di partecipare a un fatto di crescita della cittadinanza attiva. Quindi lo sport, per essere contro omofobia e transfobia, deve essere inclusivo, deve essere uno spazio di libertà e di crescita, lo dicevano prima i rappresentanti delle associazioni che abbiamo ascoltato. Un elemento davvero costitutivo della cittadinanza attiva, cioè lo sport è un pilastro della cittadinanza, perché è partecipazione, perché è libertà, perché è crescita, perché dà la possibilità a tutti di esprimersi e di usare anche il corpo per farlo, quindi con un equilibrio che ridà poi equilibrio al complesso della società. Allora, questa era una brevissima introduzione, solo per dare intanto anche ai nostri amici qualche spunto in più che allarghi. Buongiorno anche a Flavio Romani, presidente nazionale di Arcigay. Allora, siccome ho usato il termine presa di coscienza collettiva, come possiamo far nascere questa consapevolezza a partire proprio dalle esperienze che abbiamo raccontato? Credo che i soggetti in campo siano molteplici e in questo senso potrebbero essere tutti alleati in questa partita contro l'omofobia e la transfobia, contro i razzismi. E quindi sicuramente la scuola, sicuramente l'associazionismo, anche lo sport professionistico e non da ultimo, ma anche le istituzioni e la politica. Quindi noi a questo tavolo abbiamo in qualche modo una rappresentanza di questi soggetti che sono fondamentali in questa alleanza contro questi fenomeni per dare la possibilità e la libertà di espressione a tutti. Voglio cominciare dalla scuola, in genere si fa sempre così perché poi alla scuola attribuiamo sempre un po' tutti i compiti necessari in questi tempi di crisi generali, alla fine si casca tutti lì e si dice ah ma sì, bisogna sempre cominciare dalla scuola, è da lì che bisogna cominciare, tutto deve cominciare dalla scuola, allora la famiglia non ce la fa, allora deve essere la scuola.
la diseducazione generale, beh, allora ci deve pensare la scuola. Quindi la nostra interlocutrice, che è Marina De Blasio, che è referente bullismo e cyberbullismo dell'ufficio scolastico della Regione Campania, le sarà già capitato che in altre occasioni si deve accollare un po' la responsabilità di come dire, essere trainante rispetto a questi nostri temi, perché c'è un tema, come sapete, di formazione, c'è un tema di contenuti educativi, c'è un tema anche di conoscenza. Io, leggendo questo libro, di cui peraltro ringrazio Paolo Valerio e tutti i collaboratori, tutti quelli che ne hanno fatto parte in termini scientifici, culturali, offre anche una fotografia a tratti preoccupante, soprattutto quando si parla di insegnanti di educazione fisica, che sono forse in questo contesto uno degli anelli deboli di questa vicenda, perché sono quelli che più generalmente, adesso non vi do le statistiche, tanto ve la leggete sul libro, insomma, hanno un atteggiamento non propriamente aperto verso queste tematiche, e questo ci deve far pensare, carissima dottoressa De Blasio. Quindi a lei la possibilità di darci una mano a capire come la scuola... Sì, lei ha messo in campo moltissime cose. Allora, prima di tutto, buongiorno, come ha detto il giornalista, sono Marina De Blasio, in questo contesto rappresento il mio direttore generale che porta i saluti, gli auguri per questa giornata, perché lei era impegnato nell'Orient Job, che è un altro evento molto molto grosso. Allora, lei ha messo in campo moltissime cose, io mi ero segnata alcuni punti, però vorrei partire da due parole che lei ha detto. La prima è responsabilità, nel senso che lei ha detto, la dottoressa ha la grossa responsabilità di far partire. Allora, questa responsabilità io me la collo molto volentieri. Perché? Perché dal lavoro che stiamo svolgendo in questi anni come ufficio scolastico regionale, nel contesto del problema del bullismo omofobico, che ha visto in campo moltissimi progetti e parecchie conferenze sul territorio, qui ha partecipato anche il Sinapsi proprio nella formazione dei docenti, devo dire che la responsabilità grossa è quella del modello adulto. Sicuramente noi adulti abbiamo una grossa responsabilità nella formazione dei docenti, nella formazione degli alunni e nella formazione dei genitori, perché lei prima ha toccato un tasto doloroso che è quello del genitore. Spesso il genitore diventa periferico ed ecco che la responsabilità è tutto quello che avviene nella formazione dell'adolescente, nel contesto, e responsabilità solo della scuola. Lei deve sapere che ultimamente sono stati di nuovo rimessi in gioco i patti di responsabilità, che sono appunto le patti che le scuole fanno con i genitori, col contesto familiare. Allora, il titolo di questa giornata molto bella è un ponte verso il futuro. Io penso che questo sia il punto principale. Quando noi parliamo di sport, parliamo di un'attività che ha delle componenti molto importanti, perché consente la socialità, la socializzazione e la socialità, consente di esporsi, consente di essere liberi. Quindi in questo momento lo sport deve essere una possibilità di esprimersi in maniera libera, in maniera contestuale. Ecco, nella capacità che questo sport ci dà, noi dobbiamo educare le figure che sono all'interno dello sport. Quando dico educare le figure che sono all'interno dello sport, intendiamo i docenti, intendiamo tutto il sistema scolastico e intendiamo anche gli alunni. Allora, prima ho ascoltato molto volentieri l'esperienza del rugby. Allora, noi come ufficio l'abbiamo fatta questa esperienza del rugby, abbiamo fatto una scelta ben precisa, il coordinamento regionale degli sportivi ha deciso di fare un piccolo progetto di rugby con le scuole medie. All'interno di questo progetto di rugby non c'erano differenze di classi, erano tutti uniti i bambini, maschi e femmine, tutte nell'attività che il rugby, lei come sa, è uno degli sport più belli, proprio perché c'è questa possibilità del terzo tempo. Il terzo tempo unisce le differenze, questa è la cosa importante. Lo sport dovrebbe livellare tutte le differenze, evidenziare le potenzialità. Questo è un lavoro e una premessa che come ufficio scolastico regionale noi stiamo facendo da anni. Vorrei correggere il tiro su quello che lei ha detto dei docenti di educazione fisica. Allora, lei deve sapere, io
stando qui prima, ho un attimo whatsappato, si dice così adesso, col collega di coordinamento regionale, e gli ho chiesto ma com'è la situazione? Allora le do un'ottima notizia, chiaramente io non lavorando nel settore specifico dello sport, lavoro sul bullismo, siamo la seconda regione come uffici scolastici regionali che hanno la formazione sui docenti in tutti i campi. Allora, attenzione, perché il docente, lei deve partire da un presupposto, io perché amo lo sportivo? Perché penso che lo sportivo abbia una marcia in più rispetto alla capacità di entrare in contatto con gli altri, va bene? Non a caso questo libro è così bello, io ho letto solo alcune cose e spero di leggerlo tutto, non a caso ci introduce nella possibilità di come prevenire il discorso dell'omofobia, perché nella scuola è il discorso più doloroso. Con Annalisa noi abbiamo fatto dei percorsi, lei lo sa bene quanto è duro incidere, ma noi incidiamo dai bambini piccoli, noi partiamo dai piccoli, dalla capacità che loro hanno di stare con gli altri, di vivere con gli altri. Io volevo leggere, se lei mi consente ancora un attimo soltanto, questa frase della premessa che dice, secondo me è anche vero che la pratica sportiva per alcune sue peculiari caratteristiche può configurarsi come contesto di promozione di una cultura dell'uguaglianza e dell'antidiscriminazione. Ecco, in queste due righe, secondo me, c'è tutto un progetto sistemico, perché non siamo solo scuole noi, con la Palmieri noi abbiamo fatto delle cose interessanti, sappiamo quanto sia importante lavorare sul discorso della prevenzione. Certo, è difficile, lei deve considerare che in Campania ci sono quasi 1000 scuole ed è un dato enorme, è chiaro, noi facciamo tanti progetti e cerchiamo di disseminare, questa è un'attività che sicuramente ci compete e ci sta riuscendo anche bene. L'ultima notizia che vorrei dare un attimo alla platea, perché chiaramente devo anche tirare acqua al mio mulino nel momento in cui dico che faremo delle cose come ufficio, altrimenti sono chiacchiere. E non sono chiacchiere, noi è stato approvato il piano nazionale contro la discriminazione. Questo piano nazionale, che è stato pubblicato pochissimi giorni fa, è importante perché adesso tutti stiamo facendo una circolare informativa, quindi tutti i dirigenti sapranno cosa devono fare. Ci sono gli estremi per muoversi in questo campo. Noi abbiamo adesso tutte le possibilità, quindi verranno dati finanziamenti, però voglio leggere le parole che sono importanti finalmente, perché qualche anno fa ci ricordiamo che successero degli episodi un po' difficili quando ci fu la legge del gender, ci furono molte polemiche, insomma lasciamo stare la teoria del gender giustamente criticata. Allora, senta questa, l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le altre discriminazioni, quindi è scritto chiaro nella normativa firmata dalla Fedeli, sono un documento di indirizzo che fornirà alle scuole spunti di riflessioni per approfondire i valori e i principi di una corretta educazione al rispetto, ispirati all'articolo 3. E qua mi rimando a quello che lei ha detto molto giustamente, presa di coscienza collettiva. La presa di coscienza collettiva deve passare attraverso, appunto, la formazione, attraverso la promozione delle attività, attraverso la collaborazione con tutto il territorio e attraverso i finanziamenti. Allora, tutto questo insieme può diventare un ponte verso il futuro nel momento in cui su questo ponte noi facciamo camminare con piccoli attrezzi, motociclette, mi passi la metafora, camion, treni, tutto quello che noi vogliamo o possiamo, perché poi c'è il termine possiamo far fluire tutto questo affinché in realtà veramente lo sport possa divenire un contesto di socializzazione, credo, almeno spero. Bene, grazie. Sì, certo, diciamo buone intenzioni, documenti. No, lo dico positivamente, non lo dico mica in maniera negativa, nel senso che già mettere, come si dice, nero su bianco le intenzioni è qualcosa di più che semplicemente auspicare un miglioramento della situazione. E quindi diciamo c'è da parte del mondo della scuola evidentemente un'apertura che solo qualche tempo fa era, diciamo, imprevedibile, oggi è prevedibile, quindi questo è sicuramente un importante aiuto, anche se poi, diciamo, l'intervento andrebbe fatto in profondità anche sui contenuti e sulla conoscenza, perché molto spesso
quando si insegnano certe materie bisognerebbe avere un punto di vista che non è solo quello di raccontare la storia o le storie in un unico modo, ma raccontare che ci sono stati autorevoli personaggi che hanno fatto grande la cultura del nostro pianeta, partendo da una condizione di omosessualità, o comunque insomma avendo anche dichiarato e non solo questo proprio orientamento. Quindi diciamo è davvero un lavoro trasversale che va fatto in profondità anche sui temi della conoscenza. Però quando parliamo di sport dobbiamo anche renderci conto che non è solo, diciamo, teoria, anzi per fortuna le associazioni ci hanno dimostrato, la WISP ma non solo e tutte le altre che hanno parlato stamattina, che è anche una questione di strutture, è anche una questione di spazi, è anche una questione di risorse, è anche una questione di cose che si mettono in campo per consentire quell'idea appunto di sport sociale che permette una partecipazione nei luoghi, anche a prescindere dagli aspetti agonistici e competitivi. Fare sport vuol dire avere a disposizione dei luoghi adatti per farlo e soprattutto alla portata di tutti, e quindi che non comportino poi una discriminazione dal punto di vista economico, perché lottiamo tanto per abbattere le discriminazioni, poi magari sul piano dell'accesso alle strutture generiamo invece esclusione e non inclusione. A questo proposito, visto che ho detto che anche le istituzioni hanno un ruolo importantissimo in questa presa di coscienza collettiva, mi piacerebbe sapere cosa ne pensa Anna Maria Palmieri, che è assessora all'istruzione e alla scuola del Comune di Napoli, quindi assolutamente autorizzata a risponderci da questo punto di vista. Buongiorno, buongiorno a tutti. Naturalmente, come prima cosa, un grandissimo ringraziamento a Sinapsi, al professor Valerio, a Giuliana Valerio, alla Università Partenope per l'invito, ma anche e soprattutto per il coinvolgimento attivo su un tema che sento profondamente. Posso stupire un attimo la platea raccontando un attimo un aneddoto personale, perché così entro nel merito della domanda e dello stimolo che ho ricevuto. Allora, io sono stata con lo sport oggetto di discriminazione di genere, nel senso che, dato che sono cresciuta con un fratello di 2 anni più grande di me, e come tutti sanno, quando tu cresci con un fratello che adori vorresti essere maschio come lui per poter giocare a pallone con i suoi amici, io sono da allora, sin da bambina, innamorata dello sport calcio, perché per me era il viatico per essere accettata dal gruppo dei pari costituita dagli amici maschi di mio fratello. E il calcio è stato sempre per me un forte oggetto di riflessione, di conseguenza, perché io trovo che sia il luogo della contraddizione. E il luogo della contraddizione, lei lo citava poco fa, no? per il tipo. Però se noi ci riflettiamo, Antonio Murri qualche tempo fa disse scherzosamente, l'unico momento possibile in cui è sdoganato socialmente che 22 maschi in mutande si abbraccino dopo il gol, rotolandosi affettuosamente l'uno sull'altro, baciandosi e abbracciandosi. Però mentre questo accade, poi ti sposti un attimo, vai sugli spalti e scopri che è il regno del linguaggio omofobico, razzista e macista. Cioè tu hai quindi davanti a te palese la contraddizione tra l'alto contenuto di redditività sociale, no? Quello dell'essere uguali perché uniti intorno a un comune obiettivo, e invece l'invasività dello stigma che spinge i tifosi al bu razzista o addirittura a utilizzare in genere un linguaggio che di per sé rivela discriminazioni di genere estesissime, perché ancora oggi quando uno non è bravo negli sport si dice una femminuccia, e non è che a questo linguaggio si sia rinunciato, anche in contesti tristemente di scuole sportive, devo dire la verità, io ricordo di aver portato via mio figlio da una scuola calcio, ovviamente si dice il peccato e non il peccatore, perché una volta sola, a differenza di mio marito, lo accompagnai io, e quando mi accorsi del linguaggio che veniva adottato aggressivamente in campo e dai genitori, dissi: ma sinceramente io me lo porto a casa, perché non ho intenzione di farne un delinquente. E questo, diciamo, fu una sensazione bruttissima, perché è il senso della sconfitta che a volte tu provi in certi tessuti, in certi territori.
Lo sport insegna il valore dell'uguaglianza e lo insegna il valore dell'uguaglianza nella differenza. In questo senso, sport e scuola più o meno fanno lo stesso lavoro nelle persone. Fanno lo stesso lavoro anche perché la scuola è, guarda caso, proprio il luogo dove se c'è una differenza o anche una fragilità, qualunque forma di differenza, essa deve avere spazio, perché altrimenti non è possibile alcuna crescita nei soggetti. Per definizione, educare è tirare fuori quello che si è, non è trasformare le persone in qualcosa che esse come potenziale non hanno. E questo tema mi spinge quindi a dire che la prima cosa che la scuola può e deve fare è agire sui linguaggi, perché è un suo compito, gli è dato dalla Costituzione. Quindi il compito di agire sui linguaggi, ecco, è una cosa che travalica l'istituzione. Entra nelle classi, entra nei corpi del docenti e deve diventare una modalità, un modus operandi. Perché se noi non lavoriamo sui linguaggi, fin da piccolini, sulla prevenzione, certamente non riusciamo a capire come quei linguaggi siano poi, come dire, portatori di un simbolico molto molto pesante. Poi però ci sono delle cose che invece noi come istituzioni possiamo fare per appoggiare la scuola in questo delicatissimo compito. La prima cosa che dobbiamo fare naturalmente è aprire quanto più possibile gli spazi sportivi ai territori. Questo è un lavoro, quello sulle palestre. Voi sapete che le scuole, l'architettura scolastica, specie a seconda delle epoche in cui è cresciuta, è anche nata senza palestre. Questa la dice lunga su come il modello di scuola sia stato condizionato anche dall'assenza proprio degli spazi fisici. Noi abbiamo il bisogno oggi in buona parte di ristrutturare e di mettere a posto delle palestre, ma tutte le palestre che abbiamo il compito di aprirle ai territori. E qui la normativa, i certificati di prevenzione incendi ci hanno dato quest'anno un'enorme difficoltà, ma noi insieme a molte associazioni sportive veramente stiamo lottando e combattendo per far sì che tutte le palestre delle scuole possano essere concesse anche in orario extrascolastico per attività a redditività sociale. Un altro elemento, un'altra seconda cosa che noi dobbiamo fare, dobbiamo favorire progetti in cui lo sport dimostri la sua funzione sociale. E devo dire in questo, il terzo ringraziamento, dopo Sinapsi e dopo l'università, lo faccio proprio alla WISP. Perché con la WISP noi, vedo qui anche qualcuno dei protagonisti, abbiamo agito molto in questa direzione, come Comune di Napoli, come assessorato alla scuola, col garante dei detenuti e con la WISP, noi abbiamo fatto incontrare gli studenti delle scuole con gli studenti, con i detenuti, nel torneo sportivo, perché il torneo sportivo è il momento in cui tu verifichi che sei uguale a un altro, che le persone tra di loro si incontrano sulle uguaglianze prima che sulle differenze. E questa è stata un'esperienza che sicuramente insegna, perché lì siamo andati nel luogo più complicato, ma sicuramente ci sono territori molto meno complicati, più grigi, più chiari, in cui bisogna ancora fare molto, andando in quella direzione e impattando su questo tema. Terza cosa, dobbiamo premiare tramite lo sport i valori positivi. Io lo dico spesso, anche come assessore all'istruzione, come Comune di Napoli, noi premiamo per esempio le scuole con i biglietti allo stadio, no? Che è una delle cose per cui le scuole ci amano di più, per un sacco di ci amano moltissimo per questa cosa. Però io ho sempre voluto associare questa cosa soltanto a attività che trasmettano valori positivi. Cioè tu ci vai, io ti premio, ma il premio diventa un compito, non un merito. Non bisogna premiare perché si hanno i voti più alti o perché si è più bravi, si è i primi della classe. Bisogna premiare perché la bravura diventi il compito che tu hai. Il valore positivo diventi il compito che tu hai. E questo è un altro aspetto su cui onestamente invito, diciamo, perché noi lo facciamo come assessorato, ma io invito chiunque. Quando si pone il tema chiave, che è un tema chiave dello sport, che è quello della competizione, a premiare sempre e agire sempre a favore di chi porta valori positivi. Valori positivi che superino il linguaggio machista,
con cui in genere invece la competizione ancora viene vissuta nei vari contesti. Redditività sociale dello sport, questa credo sia la parola chiave per tutti noi. Grazie, condivido. Flavio Romani, cerchiamo le associazioni le abbiamo, le associazioni diciamo dai rugbisti ai nuotatori, ai calciatori, li abbiamo ascoltati. Ecco, quanto è importante che da parte delle associazioni ci sia anche la disponibilità a incrociare l'attività un po' di tutti, cioè quindi mettersi insieme per fare delle cose, perché poi la rete è importantissima da questo punto di vista. Sì, certo, buongiorno a tutte e a tutti. La rete è fondamentale. La rete è fondamentale e noi ne abbiamo sempre avuto consapevolezza, ce ne siamo accorti durante la battaglia, per dire la grande battaglia che abbiamo fatto per l'approvazione di una legge importante come quella sulle unioni civili, e ce ne accorgiamo nella vita di tutti i giorni. Questo perché Arcigay e tutte le altre associazioni LGBT che ci sono sul territorio italiano, come Arcigay, cosa facciamo noi in pratica? Noi cerchiamo molto semplicemente di migliorare la qualità della vita delle persone gay, lesbiche e trans nel nostro paese. E migliorare la vita delle persone gay, lesbiche e trans significa agire in tutti gli spazi e in tutti i livelli della vita quotidiana delle persone. Perché è vero, come diceva il nostro moderatore prima, se ci rifacciamo alla storia, vediamo tantissimi personaggi omosessuali che hanno portato civiltà, che hanno portato cultura, che hanno portato arte, da Leonardo a Michelangelo a Shakespeare a tantissimi altri. E però vanno benissimo questi personaggi, però ricordiamoci che le persone gay, lesbiche e trans sono persone comuni per il 99,9%, superiamo tutti, perché ancora purtroppo c'è questo pregiudizio anche positivo, se vogliamo, per cui le persone omosessuali sono tutte Versace o Dolce & Gabbana o Armani o il ballerino famoso o il cantante famoso. Certamente ci sono, ma sono l'idraulico, sono gli insegnanti, sono gli studenti, sono i poliziotti, sono i giornalisti, sono in tutte le parti. E le difficoltà che le persone omosessuali e transessuali provano nella loro vita quotidiana a tutti i livelli sono davvero molto molto pesanti a volte, purtroppo ancora. Il mondo dello sport per noi è stato uno dei mondi storicamente più difficili da saltare, da aggredire, da espugnare, certamente, da espugnare. È uno dei mondi più chiusi e che vedevamo più impossibili in qualche modo su cui fare qualsiasi azione positiva. E però noto con molta, molta felicità che da un bel po' di tempo non è più così, e questo solo grazie al fatto che Arcigay e le associazioni in qualche modo si sono accorte che da sole non ce la potevano fare. Noi come Arcigay, con tutta la buona volontà, con tutto il lavoro grandissimo che fanno i nostri attivisti, con c'è qui il nostro responsabile nazionale dello sport Antonello Sannino, con tutto il lavoro, l'intelligenza che ci mettiamo, da soli ovviamente non ce la possiamo fare, ed è necessario per noi cercare degli alleati che in qualche modo capiscano le nostre problematiche, e capiscano che in qualche modo riuscire a sciogliere tutto un mondo di pregiudizi, di discriminazione, di colpevolizzazione anche delle persone gay, lesbiche e trans, riuscire a rendere un po' migliore la vita delle persone gay, lesbiche e trans anche in ambito sportivo, significa migliorare la società in generale, significa migliorare il tessuto sociale e gli ambienti sociali in cui tutti noi e tutte noi viviamo, e quindi significa ovviamente migliorare la vita delle persone gay, lesbiche e trans, ma migliorare la vita di tutti quanti. Ed è per questo che ci sono due parole chiave che sono già state dette. Una è formazione,
fondamentale, e l'altra è la conoscenza diretta, la conoscenza, il confrontarsi faccia a faccia, il far sapere, quello che noi cerchiamo di fare nelle scuole in realtà, è andare dai ragazzi, parlare ai ragazzi, far capire ai ragazzi cosa sono le nostre vite, chi sono esattamente le persone gay, lesbiche e trans, al di là di quello che hanno sentito al bar, di quello che hanno visto in certa televisione, come dire, di bassa qualità, al di là di quello che sentono, di tutti i retaggi che ci sono maschilisti e patriarcali che ci arrivano da una nostra cultura in cui anche noi, anch'io sono imbevuto, sono cresciuto in questa cultura, e che però vanno superati. La conoscenza diretta è il miglior antidoto per combattere il pregiudizio e combattere la discriminazione. In campo sportivo, grazie alla WISP, grazie, c'è qui Emanuela Kleisert che saluto, e grazie all'apporto del CONI e di tutti gli agenti che si muovono in ambito sportivo, noi possiamo fare qualcosa, noi possiamo fare una vera e propria rivoluzione copernicana, mi verrebbe da dire, nel senso che possiamo girarlo, questo fortino inespugnabile in cui le persone gay, lesbiche e trans non entravano volentieri, oppure se entravano non si sentivano sicure di essere loro stesse al 100%. Questo fortino, da fortino inespugnabile, lo possiamo ribaltare completamente e possiamo farlo davvero diventare il luogo in cui tutte le persone si sentono accolte, incluse, ognuna con la propria diversità, ognuno con la propria esperienza, ognuno con la propria responsabilità, e diventa davvero un mondo, come dire, migliore di uguaglianza, di rispetto e di civiltà per tutti quanti. Grazie. Grazie, Flavio. Allora, progetti in rete, certo. Siamo partiti dai progetti, alleanze, ma lasciamo spazio ancora anche alle provocazioni, perché le provocazioni spesso sono quelle che mettono in moto, come dire, reazioni positive. Allora, Vincenzo Manco, presidente WISP, siccome voi, diciamo, le provocazioni poi le fate anche in ambienti, io sono particolarmente legato all'attività che la WISP fa nel mondo carcerario, insomma, le squadre di calcio che sono nate all'interno degli istituti di pena, grazie alla WISP, all'attività anche degli operatori, dei volontari e dei detenuti che sono stati anche disponibili ad accettare questo coinvolgimento, è davvero un importantissimo filone, ma altre iniziative che la WISP ha fatto, ad esempio con il disagio psichico, insomma, Matti per il calcio è una bellissima iniziativa da WISP che permette, ed è una provocazione. Adesso potremmo arrivare alla provocazione di far giocare i Pochos, si chiama la squadra, di far giocare i Pochos con una squadra di detenuti magari del carcere di Bollate, fare una bella partita. O qui adesso è difficile fare, perché poi l'amministrazione penitenziaria per far muovere i detenuti è sempre un po' complicato, però insomma lanciamo una provocazione nella logica dell'intreccio della rete, quindi una squadra gay che si batte, diciamo, con una squadra di detenuti, magari a Bollate o in altri carceri che hanno squadre che partecipano ai vostri campionati. Dai, Manco, a te. Sì, raccogliamo assolutamente la provocazione, anzi, di Giovanni Anversa, e cercheremo di dare, diciamo, di trasformarla in azione concreta, quindi come abbiamo sempre fatto. E buon pomeriggio a tutti e a tutti, ringrazio anch'io le università, e ho rivisto molto volentieri Giuliano e Paolo Valerio e sono molto contento di essere ritornato, diciamo, su queste sedie. E allora, proviamo a mettere in fila un po' di cose, perché ne sono state dette tante assolutamente condivisibili da stamattina, e proviamo un po' a capire non solo il ruolo della WISP, ma l'importanza che la WISP dà a questi momenti, diciamo, a queste iniziative, perché ritiene che comunque questo è un paese che segna, fra le tante cose probabilmente, anche positive, ma fra quelle negative, segna un assoluto deficit di cultura sportiva. E Giovanni Anversa mi permette di dare, diciamo, l'abbrivio giusto a,
un po' la riflessione che voglio portare a questo diciamo confronto, perché io nel venire qua stamattina partendo da Roma ho assolutamente immaginato di aprire il mio ragionamento con i fatti di Como, e io ne aggiungo degli altri. Guardiamo un po' lo sport, e non c'è una grande diciamo ribellione, una grande avversione, eh? Spesso se ne parla, si fa notizia e il giorno dopo già abbiamo chiuso. Vogliamo parlare dell'uso dell'immagine di Anna Frank? Vogliamo parlare non tanto del gesto, qui aggiungo, non tanto del gesto, ma di come quel gesto è stato approcciato anche nei dibattiti e nei talk show televisivi, del saluto fascista a Marzabotto di un calciatore che sotto la maglia, la muta della propria squadra, aveva la maglietta della Repubblica Sociale Italiana. E il dibattito è stato: siamo di fronte ad un ignorante, e quindi perché non sa che c'è un sacrario, 1500 civili, donne, bambini, eccetera. Fare un gesto del genere a Marzabotto c'è un chiaro segno di consapevolezza e di provocazione. Ora, io credo che lo sport italiano, da questo punto di vista qua, complessivamente inteso, io ho apprezzato molto l'intervento di Francesco Soro stamattina, che dopo aver appunto anche il CONI essere intervenuto dal punto di vista normativo sui temi dell'omofobia, della transfobia, comincia un po' anche diciamo ad aprirsi. Il mondo dello sport è un mondo difficilissimo, nel quale, come diceva Manuela Kleiset poco fa, spesso e volentieri la WISP ha agito da avanguardia culturale, sport al femminile, lo sport misto, e poi dirò qualcosa anche sul terreno appunto LGBT che abbiamo fatto di recente sulle azioni concrete. Quindi primo tema del piacere della presenza della WISP in questo contesto è assolutamente dire il paese anche nell'ambito sportivo ha bisogno di profondità. L'approccio non può essere un approccio superficiale, ovvero non basta semplicemente utile, ma non basta semplicemente esporre uno striscione no alla violenza, no alla discriminazione, ma il paese ha bisogno di azioni costantemente, diciamo, fatte costantemente di concretezza. Secondo tema che voglio porre a proposito della nostra provocazione, delle nostre provocazioni o l'essere stati avanguardia. Il tema del corpo è stato toccato stamattina. Lo sportivo agisce col proprio corpo, l'uomo, la persona, la donna agiscono col proprio corpo, tutte le persone. Ma lo sportivo nella maniera, diciamo, primaria, se vuole raggiungere risultati o se vuole raggiungere il proprio benessere e, diciamo, migliorare la qualità della propria vita. Allora, rispetto al tema corpo, tutti i soggetti che hanno a che fare o che interagiscono con il corpo, bambini, bambine, insegnanti, operatori, istituzioni, reti sociali e quant'altro, devono approcciare rispetto a quel tema intanto dicendo: il corpo è il primo ambiente con cui abbiamo a che fare, quel primo ambiente deve essere pulito e quindi non dopato e non, diciamo, no, condizionato per il raggiungimento di quell'obiettivo, deve essere rispettata la dignità di quel corpo e attraverso quel corpo si agiscono percorsi di emancipazione, perché di questo che anche su questi temi noi stiamo parlando, costruire formazione, costruire educazione con i vari soggetti attraverso la pratica sportiva apre percorsi di affermazione umana, di emancipazione. In questo ha contribuito la WISP quando, come ricordava Francesco Soro, con Vincenzo abbiamo avuto percorsi anche conflittuali. Il sottoscritto ricorda a Giovanni Malagò, presidente nazionale del CONI, di tanto in tanto: attenzione a fare delle scelte, perché 70 anni della WISP, dirò poi qualcosa e concludo il mio ragionamento, che celebreremo l'anno prossimo, 70 anni della WISP non li liquidi in due secondi, perché la WISP è stata quell'organizzazione che ha garantito la dignità, la pari dignità, il senso di uguaglianza nel mettere la medaglietta al figlio dell'operaio, a delle persone meno abbienti o a quella fascia di popolazione disagiata, svantaggiata, per sentirsi a pieno titolo cittadino, costruire cittadinanza attiva, costruire affermazione appunto della persona. Come lo abbiamo fatto nella nostra storia su questo? Provando a dire che lo sport è un grande vettore, un grande fattore appunto di emancipazione umana, prima di tutto, per come lo concepiamo noi. Questa è l'idea di sport sociale che noi vogliamo dare al paese.
E poi c'è un'idea di sport che legittimamente è quello che compete, che porta a casa le medaglie, porta a casa quelle che sono le legittime affermazioni. Ma sotto questo aspetto noi abbiamo bisogno di costruire linguaggi comuni, partecipare alla costruzione, alla pubblicazione di un libro vuol dire misurarsi con la conoscenza. Aggiungerei misurarsi anche con la contezza del proprio limite a proposito di reti. Quindi approfondire il terreno, no, della redditività sociale, il terreno del giacimento sociale, perché la UISP si riconosce una parte del giacimento sociale di questo paese e mette a disposizione le proprie competenze, la propria esistenza banalmente anche territoriale, la propria cultura che in 70 anni ha costruito, le proprie azioni. Noi siamo coloro che hanno messo in questo paese un'azione chiara rispetto al tema LGBT e rispetto ai temi dell'omofobia e della transfobia, cioè il tesseramento alias. E la provocazione che noi abbiamo fatto su questo terreno è il tesseramento alias, ispirandosi appunto all'esperienza delle università e degli atenei. Lo abbiamo preso e abbiamo garantito alle persone che in quella particolare fase della loro vita hanno quel rapporto con il proprio corpo, appunto di transizione, di garantire di sentirsi sostanzialmente legittimati e cittadini a pieno titolo all'interno, diciamo, della pratica sportiva, e in quanto tali sentirsi accolti, sentirsi generosamente accolti, sentirsi quindi da quel punto di vista uguale. Ecco perché nel settantesimo noi pensiamo di essere uno dei tanti soggetti, come prevede l'articolo 3, che può rimuovere le norme discriminatorie che giustamente in quel piano antidiscriminazione la ministra Valeria Fedeli ha posto, perché questo è uno dei soggetti, no? Dice la Repubblica, non dice lo Stato l'articolo 3, la Repubblica, noi siamo un pezzo di questa Repubblica che vuole agire per l'emancipazione appunto di tutti i soggetti da questo punto di vista qua, ed è per questo motivo che ci siamo posti anche il tema di rinnovare, chiudo, la Carta dei diritti delle donne, anche lì per agire sulle discriminazioni appunto di genere e dei generi a livello europeo. L'esperienza dell'85 l'abbiamo ripresa, l'abbiamo riportata nel rapporto con le scuole, nel dibattito pubblico del paese, per dire che se dobbiamo intervenire attraverso la pratica sportiva su alcuni temi, in questo caso contro l'omofobia, contro la transfobia, noi abbiamo bisogno anche lì di promuovere cultura. Chiudo dicendo, io sono sempre stato convinto, e credo ormai lo dicano tutti questo, però bisogna fare un salto in più, un salto di qualità, e bisogna costruirlo, trovare i modi insieme. Lo sport è la terza agenzia educativa, lo si voglia o no, lo si affermi o no, lo si scriva da qualche parte o no, perché non è scritto, lo si dice ma non è scritto. Famiglia, scuola e sport sociale, credo che sia arrivato il momento di sedersi a un tavolo istituzionale per poter capire dal punto di vista progettuale, a proposito dei progetti, dentro le reti sociali, in che modo dare valore a questo elemento del fattore educativo di socializzazione, di aggregazione e quindi di emancipazione umana dello sport sociale, della pratica sportiva. Hai ragione Vincenzo, anche perché di questo tavolo istituzionale c'è davvero bisogno, perché noi siamo abituati a mobilitarci su emergenze spesso alimentate a scopo elettorale, ma non ci preoccupiamo di emergenze ben più preoccupanti che riguardano per esempio il mondo dell'adolescenza, che è una grande rimozione sociale collettiva che facciamo. Cioè noi ragazzini tra gli 11 e i 16 anni praticamente li lasciamo completamente nelle mani, diciamo, delle aziende che propongono, diciamo, cose interessanti per loro, ma ce ne disinteressiamo bellamente, tranne poi recuperarle 18 anni perché sono dei potenziali elettori, allora improvvisamente il mondo adulto della politica si accorge che esistono i giovani. Quindi c'è un rimosso proprio legato a una fascia d'età che poi è proprio quella che intercetta lo sport sociale. Quindi giustissimo questo tavolo, fatelo, reclamatelo e non mollate. Vabbè, adesso non l'ho lasciato alla fine perché è un decano, è un senatore... ma insomma è un utile provocatore in tutta la sua attività, sempre con grande competenza e profondità scientifica. Sto parlando di Paolo Valerio, per me è più un amico che un professore e un artista anche, che ho avuto modo di apprezzare con grande piacere. Paolo, tira un po' tu le somme.
Lattisi, parlare per ultimo, insomma, talvolta è più facile perché tanti sono gli stimoli che mi sono venuti in mente. Educazione alla parità dei sessi si parlava, no? Formazione e conoscenza, sport, vettori di emancipazione umana. Però appunto pensavo ora a un'esperienza che io spesso ripeto, voglio ripeterla anche qui, scuola dell'infanzia, una nostra osservatrice che era lì per studiare la relazione maestra dell'infanzia e bambini, coglie questo episodio. Una bambina di pelle scura, e dico di pelle scura non di colore, perché se dicessi colore già comincerei a fare una discriminazione, è sola, nessuno gioca con lei. La maestra coglie tutto questo e con un esercizio pedagogico molto raffinato e allo stesso tempo molto banale, recita una poesia. La poesia è sull'autunno, l'autunno è la stagione in cui gli alberi hanno le foglie, dei colori della pelle della vostra amichetta che è morbida, liscia e comincia a accarezzarla. Tutti i bambini e le bambine si avvicinano a questa bambina e l'accarezzano e giocano con lei dopo 3 secondi, quindi senza bisogno di dire giocate, fatele inserire, né fare, no, una poesia. Merenda, gioco libero. La maestra compiaciuta guardava bambini e bambine a fare un gioco che avevano scelto. Qual era il gioco? Le veline, dove le bambine sfilavano e i maschietti le valutavano. Cioè questa maestra molto sensibile sul discorso della discriminazione legata all'etnia e alla provenienza di altri paesi, non riuscì a cogliere in quel momento la necessità di fare un altro intervento, ancora più significativo, un intervento banale, come dire ragazzi ora cambiamo il gioco, i maschietti sfilano, le fanciulle le valutano. E in quel momento lei stava in qualche modo ratificando tutta quella che è una cultura sessista, una cultura che poi porta al femminicidio, porta a vedere la donna oggetto, porta a ribadire lo stereotipo che la donna deve essere debole, bella e piacente per il maschio. No. Quindi quanto lavoro si deve fare ancora nel nostro paese? Quanto lavoro si deve fare per poter davvero offrire a tutti studenti un atteggiamento aperto e non invece chiuso come noi stiamo vedendo e cogliendo. Noi abbiamo voluto fare questo convegno in questa sede proprio perché ci sembrava, parlando di sport, fosse importante lanciare un messaggio agli studenti di scienze motorie, che saranno un giorno futuri insegnanti di educazione fisica o futuri manager di enti sportivi e così via. Perché in realtà questo è il compito dell'università, è promuovere cultura e conoscenza. E sapendo che noi stiamo tanto parlando di coming out, di atleti, abbiamo visto quanto è semplice farlo o quanto è difficile farlo o quanto è importante farlo, io penso che questo convegno è libero anche l'occasione di portare l'attenzione della comunità scientifica su questi temi. E se noi andiamo a vedere una serie di ricerche vediamo che oggi è più facile coming out di 20 anni fa, quando i risultati erano molto più dannosi per l'atleta. Però mi chiedo, ma quanti docenti si possono consentire di fare coming out nella scuola? Il mondo della scuola è pronto in questo momento ad accogliere docenti che si dichiarano gay, lesbiche o transgender? Le famiglie sono pronte ad accoglierli? E accoglierle, ricordando le affermazioni di un uomo politico che oggi, indagato appunto, parla di se stesso di aver negato per proteggere la famiglia, la sua seconda famiglia, che però appunto dichiarò apertamente che mai un insegnante gay avrebbe potuto essere un buon insegnante nel mondo della scuola. Quindi vedete quanto lavoro si deve fare. No, ribadire e può un docente universitario dichiarare il proprio orientamento sessuale? Ma direi, pensando a me, sì, può, perché io insomma ho raggiunto quasi tutti i punti della carriera, però posso farlo dalla mia posizione di professore ordinario, presidente delle associazioni scientifiche, presidente di tutte le delegato del rettore e così via. Ma può un giovane ricercatore precario dichiarare tutto questo? Quanto può influire sulla sua carriera? Allora, come dire, lo sport non è altro che uno spazio aperto per vedere quanto pregiudizio c'è nella nostra società.
in cui nello sport poi tutto questo viene fuori ed emerge in un modo molto forte. E qui si è detto una cosa molto importante, no? Che la conoscenza è il primo, davvero, la prima arma, talvolta è uno strumento, un'arma per combattere stigmi e pregiudizi. Perché solo se si conosce, e sapendo la mia generazione, io ormai ho quasi 70 anni, studiato libri che diceva che l'omosessualità era malattia mentale. Tuttora alcuni libri, no, anzi il DSM-5 dice che il transgenderismo è una malattia mentale, sapendo che d'altra parte la scienza dice che sia l'omosessualità che le varie forme attraverso cui si esprime l'identità di genere sono nient'altro che forme attraverso cui si esprime naturalmente, mi verrebbe dire, no, per combattere quello che poi dopo è un altro pregiudizio, no, l'eterosessismo, che vede appunto soltanto nell'eterosessualità la norma e tutto il resto contro la norma. Allora quanto lo dobbiamo fare nel mondo dello sport, nel mondo dell'università, nel mondo della scuola, per riuscire ad abbattere i pregiudizi? Perché appunto è importante che un sportivo possa dichiarare il proprio orientamento sessuale. Sì, abbiamo visto che è importante perché incoraggerà tanti giovani, soprattutto se è un mito, un simbolo. È importante che un docente possa dichiarare il proprio orientamento sessuale? Sì, purché i propri colleghi sono pronti, ma quando siamo andati in alcune scuole abbiamo visto che abbiamo dovuto lavorare con gli insegnanti che appunto consideravano ancora l'omosessualità contro natura. E sappiamo che le sentinelle in piedi sono fuori l'angolo. Io sono molto grato al sindaco al Comune di Napoli che non ha dato l'autorizzazione al famoso Pullman partito che entrò a Pisa quando fu fatto un convegno su bambini gender fluid, che vedeva gli psicologi pronti a trasformare bambine e bambine in omosessuali, lesbiche o secondo loro peggio ancora in persone transgender. Purtroppo nessuno può trasformare nessuno, è la natura. E come sappiamo e come insegno ai miei studenti, quando parliamo di questioni che hanno a che vedere con identità di genere, orientamento sessuale, non è altro che il frutto dell'interazione complessa tra natura e cultura, e ciascuno poi è e diventa quello che è, insomma. Ed è molto bello l'immagine che c'è Nancy Chodorov rispetto al maschile e femminile, quando dice che in fondo quando parliamo di queste questioni dobbiamo immaginarci come un arcobaleno dove ciascuno ha le proprie nuance di colore, dove non esiste il maschio perfetto, la femmina perfetta, ma esistono le nuance. E quello che è importante è che sono grato prima a Marina, che in qualche modo, Marina De Blasio, parlava anche di direttive, normative, perché uno degli stigma più pericolosi sono quegli stigma che noi chiamiamo strutturali, istituzionali, legati alla mancanza di direttive, di leggi ad hoc, che in qualche modo diano l'indirizzo e diano in qualche modo anche il senso che l'istituzione si occupa in un modo giusto. Perché abbiamo voluto la carriera alias? Abbiamo solo 5-6 studenti, ma per dare il senso che essere uno studente transgender non significa, soprattutto se sei una persona M2F, essere una prostituta. Perché questo è lo stigma che oggi aleggia. Quando noi abbiamo un servizio, i genitori dicono, professore, gay sì, trans no, perché tuttora c'è questo pregiudizio, insomma. Infatti. Allora, come dire, perché è importante? Perché nel momento in cui l'istituzione, l'ufficio regionale scolastico, fa per esempio con Sinapsi un protocollo di intesa per promuovere nelle scuole la cultura della differenza, appunto non parliamo soltanto di omofobia e transfobia, ma educare i bambini e le bambine a rispettare l'altro, quale che sia l'etnia, quale che sia la religione, quale che sia l'orientamento sessuale, sapendo però che viviamo un momento di crisi politica, economica, dove appunto gli episodi narrati prima ci debbano molto far spaventare. Nel 1890 Christian Bloch, uno scienziato dell'epoca, scrisse un libro sulla sessualità e c'era un capitolo, I misteri dell'omosessualità. E in questo libro, 1890, lui scrive: dai miei studi e dalle mie ricerche non emerge ci sia più psicopatologia tra le persone omosessuali di quanto ce ne possa essere tra le persone eterosessuali. E se esiste un disagio, è il contesto sociale che lo ha determinato.
1890, abbiamo avuto bisogno di altri 60 anni per ricordare, attraverso, oggi è stato citato da qualcuno, Annalisa Amodeo, il minority stress, no, lo stress è a partire da una minoranza. Quindi siamo molto attenti, il nazifascismo ha distrutto tutta un'area della ricerca scientifica che già alla fine di due secoli fa stava in qualche modo aprendo un discorso, e quindi quanto è pericoloso in questo momento se non siamo attenti e non diventiamo anche noi vigili, e quanto è importante che oggi sia l'università che promuove cultura a volere in un dipartimento di scienze motorie un convegno come questo, che è appunto un ponte verso un futuro. Speriamo sempre migliore. Grazie. Grazie Paolo.